Hansel e Gretel. Tanto tempo fa esisteva una famiglia molto povera che aveva dei figli nome Hansel e Gretel. Allora, la matrigna voleva abbandonare i bambini nel bosco per avere qualche soldo. Poi Hansel raccolse tanti sassolini bianchi che se li mise nelle tasche. Mentre Hansel e Gretel si incamminavano nel bosco, Hansel faceva cadere i sassolini nel cammino. Più tardi loro andarono a casa. Grazie alla luna piena, loro vedevano i sassolini bianchi. Stavolta la matrigna chiuse la porta a chiave e Hansel non poteva raccogliere i sassolini. Visto che non poteva raccogliere tutti i sassolini che c'erano nel giardino, non decise di prendere un pezzetto di pane e lasciò cadere nelle briciole. Hansel voleva prendere le briciole di pane che aveva lasciato cadere, ma purtroppo gli uccelli li mangiarono tutte le briciole. Poi videro una casetta di dolci e li mangiarono quasi tutti. Poi uscì una bella dolce vecchietta, che in verità era una strega, li convinse di entrare. Poi dormirono in un bel letto e con una coperta sopra un dolcetto. Quella vecchia in verità era una strega. Un giorno intrappolò Hansel in una gabbia e la chiuse con tanti lucchetti. Ogni giorno la strega controllò se Hansel era abbastanza grasso. Ma Hansel metteva sempre un ossicino di pollo che aveva mangiato prima di essere intrappolato nella gabbia. Allora, un giorno disse a Gretel di fare le pulizie di casa senza un minuto di riposo. Passarono 3 giorni, ma la strega voleva subito mangiare Hansel e disse a Gretel: «Dai, ragazza pigra, devi controllare se il forno era abbastanza caldo». «Ma io vorrei tanto, ma io non so come si controlla». «Sei impazzita? Smettila! Allora ti faccio vedere io!» Quando si inchinò per vedere se il forno era abbastanza caldo, la piccola Gretel la spinse nel forno. Lanciò tante urla e disse: «Non aprire la gabbia! Non aprire la gabbia!» Gretel liberò Hansel nella gabbia. «Oh, grazie Gretel! Cerchiamo tante cose per portare al nostro papà!» La strega era molto molto ricca e aveva anche una barca magica. Non appena salirono sopra la barca, iniziò a volare, volare, volare e arrivarono a casa. In quel momento la matrigna cattiva era mortissima e la casetta della strega cadeva a pezzi. E con tutti quei soldi si comprarono un gran castello e diventarono ricchi. Morale della favola: se vedete una strega, saprete subito che non è una bella dolce vecchietta. Fine.